Hola ragazzi, oggi come nuovo video consiglio voglio parlarvi di un libro scritto dal premio Nobel per la letteratura del 2017, Katsuo Ishiguro. Si tratta del suo romanzo distopico Non lasciarmi. Devo dire che parlare di non lasciarvi è alquanto complicato, sia perché rischierei di svelarvi tutta la trama, sia per la carica emotiva che emerge, da ogni pagina. Però cercherò di darvi le informazioni fondamentali senza spoilerarvi tutto il libro. La storia è narrata in prima persona da Katie, una donna di 32 anni che fa l'assistente e che decide di rievocare tutta la sua adolescenza prima di concludere la sua carriera lavorativa. Numerosi flashback, ci riportano a Elsham. Elsham è un collegio nella campagna inglese, dove vivono numerosi studenti e dove ci sono anche, dei tutori che preparano questi ragazzi ad affrontare la vita al di fuori del collegio. Ed è proprio qui, in questo ambiente, che nasce l'amicizia tra Katie, la protagonista, Ruth, e Tommy, una storia di amicizia e di amore, che si dipana, per tutta la lunghezza del romanzo. Tuttavia c'è un alone di mistero che aleggia su Elsham e che fa presagire qualcosa di inquietante al di là della patina, di normalità. Ad esempio, si parla frequentemente di una certa Madame, che raccoglie i lavori più belli realizzati dagli studenti per conservarli nella sua presunta galleria. Si parla anche di donatori, e di assistenti, però non viene mai svelata, la verità. Verità che poi verrà totalmente rivelata solamente nelle ultime 10-15 pagine del libro. Perché è da leggere assolutamente Non lasciarmi? Innanzitutto, perché è raccontato in prima persona, di conseguenza è come se noi lettori crescessimo insieme a Katie, ponendoci le sue stesse domande, andando alla ricerca di una verità che non viene mai rivelata del tutto agli studenti. Ci sono solo dei piccoli accenni a quella che sarà la vita degli studenti al di fuori del collegio, ma sono solamente degli accenni. Inoltre, è un romanzo che indaga aspetti di natura scientifica ed etica con una dolcezza abbastanza inquietante, perché alla fine quello che resta è un senso di perdita, perdita della spensieratezza, dell'ingenuità, della speranza di questi ragazzi. Durante tutta la narrazione si avverte questa oscurità che avvolge la storia e che si dipana solamente nel finale, lasciando il lettore, con un'inquietudine profonda e un'angoscia che si fa fatica ad accettare. Vi consiglio vivamente di leggere questo libro, da cui è stato tratto anche un film che vorrei apprestarmi a vedere. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate nei vostri commenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Sono Rosa, alias Mystic Reader. Hasta la vista!